In attesa di dentro casa al Brixia Forum, ci gustiamo un fuorisalone per le vie della città, è così. È così, una vetrina per dentro casa è un'iniziativa rivolta ai commercianti e agli studenti della città e della provincia. Abbiamo voluto coinvolgere tutti i ragazzi nella creazione di una vetrina che possa essere originale, che possa piacere, e questo perché crediamo fermamente nella commistione tra tradizione e innovazione. È estremamente importante che i giovani vengano coinvolti nel mondo del lavoro, nel mondo attraverso la loro città, quindi nel mondo del commercio, per conoscere meglio la propria città e per supportarla sin dall'inizio, quindi da quando sono appunto studenti. È chiaramente rivolta agli studenti delle superiori, ma anche degli istituti d'arte fino, diciamo, all'università, ma sicuramente saranno quelli delle superiori da cui avremo più adesioni. Abbiamo avuto, abbiamo avuto l'appoggio dell'assessorato alle politiche giovanili di Brescia e della provincia di Brescia, del dottor Bonelli. Siamo molto fieri. Fiera di Bologna si è presentata lo scorso anno alla prima edizione di Dentro Casa. Quest'anno per noi è il momento, insomma, di far comprendere che cosa possiamo fare per questa bellissima città. Quindi per quanto riguarda le novità di dentro casa, aspettiamo ancora un po'. Possiamo aspettare ancora un po', in realtà qualche anticipazione era stata già data alla conferenza stampa. Diciamo che la chicca vera sono le due cene stellate con Acerea, quindi con Da Vittorio. Le cene si terranno una, sapete che dentro casa due weekend, per cui una per fine settimana, e potete trovare comunque tutte le informazioni su dentrocasa.com. Anche Brescia possiamo dire che ha il suo fuorisalone? Assolutamente, questo è un obiettivo, basta parlare di ponti, Paolo, bisogna guardare un po' più in là e quindi creiamo un altro ponte tra il centro storico della nostra città e la fiera. Vogliamo puntare a fare il nostro fuorisalone, quindi per quest'anno coinvolgiamo i nostri ragazzi, i giovani delle superiori per arredare e abbellire 30 vetrine del nostro centro storico. L'obiettivo nei prossimi anni è di implementare questa opportunità di rendere bello, fruibile e attraente il nostro centro storico. Si parte anche con questa importante iniziativa che rientra in quelle che sono le politiche attive sul commercio e l'artigianato della nostra città e quell'occhio di riguardo che abbiamo verso i nostri giovani e quindi verso il futuro. Il Duca è impegnato in questo progetto, altro progetto di promozione per quanto riguarda Brescia. Siamo anche alla vigilia di Brescia-Bergamo, o meglio Bergamo-Brescia 2023. Sì, è una bella occasione per far conoscere Brescia e per sviluppare sinergie tra la fiera e il centro storico. L'invito è quello di aderire al progetto perché tutti i commercianti del centro potranno ospitare le creazioni dei ragazzi, delle ragazze, degli istituti bresciani all'interno delle proprie vetrine per un periodo abbastanza breve, si parla di ottobre, ma l'importante è che aderiscono entro il 15 di settembre. Quindi questo progetto è una bellissima sinergia che apre le porte verso il 2023, che sarà l'anno di Capitale Italiana della Cultura. Giovani nel fuorisalone, poi ci saranno anche a novembre, il 5, 6, il 12 e 13, e porteranno le creazioni, gli oggetti di design che vengono realizzati all'interno delle scuole, perché molti non lo sanno, ma all'interno delle scuole ci sono delle straordinarie competenze che poi si possono vedere, apprezzare e valutare proprio attraverso questa particolare oggettistica che sarà sia nelle vetrine che poi a dentro casa.